acqua. Madre che cresce, parto che rompe, coscienza che batte, dolore che scava, perdono che lava, morte che spande. Preparate la pignata d'acqua, che ci siamo e tra poco li laviamo tutti e due. Ninea sente la levatrice parlare con le comari in camera. Ce n'è più di una, sanno tutte come muoversi, la stanno accogliendo. L'unica che piange è sua zia, fuori dalla porta, sorella di sua mamma, dondola e ripete come una litania: minume marido miga varda me sorea che toccherà morire, minume marido miga varda me sorea che toccherà morire. Sta lottando per uscire da quasi un giorno, Ninea. Mamma è stanca. Le hanno dato da bere del caffè con la grappa per alleviare il dolore finché aspettava la levatrice. La levatrice. Qualcuno è andata a prenderla. Appena arrivata ha somministrato alla mamma dell'olio di ricino e poi si è messa a struccare la pancia che Ninea sente fastidio. Si chiede com'è fuori. Ninea. L'Italia entra in guerra. Il Beppi, il più vecchio dei sei figli, è del 1922. È disertore e poi diventa partigiano. Vive nascosto nelle valli da pesca. Sono anni duri, sai. I fascisti vanno e vengono per casa, mettono tutto al suo quadro. Una volta si portano via anche Giovanni. Sono convinti che il Beppi abbia nascosto in casa dei fucili Garand, ma non li trovano. Giovanni, cosa vuoi? Se ne accorgono anche i crucchi, che non ne sa niente delle faccende di suo figlio. E dopo pochi giorni lo rilasciano. Il Beppi torna a specie de notte a trovare sua mamma, vicino ai segai, ai prati, dove lui sa che lei va a pescare. Insieme aspettano la colmisada, l'alta marea per ciapare pesce bianco. Di giorno ogni tanto torna il Beppi, ma anche i fascisti aspettano la colmisada per ciapare partigiani. Ma va Remengo bicicletta. Con la bici vien ben anche le marachelle, specie le marachelle, si fanno di lunedì, che così si ciapa dentro anche il figlio del barbiere, che è un noto pauroso e tiene alta un po' la tensione. I ragazzini si trovano in strada vicino al capitello della Madonnina, unica lucetta utile al manco per vedersi, contarsi e capire quanti sono. Una bella squadretta, tutti uniti, eccetto Tony Coa, che va con loro, ma anche no, perché è un po' monta in scagno Tony Coa. Esce sempre di casa con due orologi al polso minimo e con l'Oden sulle spalle.